È cominciata l'edizione 2019 del Bitonto Jazz Festival, arrivato quest'anno al suo 19° anno di età. Un festival sempre nuovo che cerca con i suoi ospiti di dare sempre uno spunto in più di riflessione e che rispetto all'edizione della maggiore età dello scorso anno ha alzato sicuramente l'asticella, con la presenza di personaggi di alto rilievo nel panorama della musica jazz regionale, nazionale ed internazionale. Quattro giorni di spettacoli per una full immersion riservata non soltanto ai palati più raffinati, ma anche a chi cerca di scoprire nuove sonorità. Abbiamo incontrato Alceste Airoldi, che con la sua sapiente conoscenza è ormai colonna portante e presentatore delle quattro serate. Cosa è successo ieri sera? Perché c'è stato un tripudio di successo di pubblico, sì. Di critica. Beh, innanzitutto era la prima volta in Puglia del trio di Vincent Peirani, che è un fisarmonicista francese, insieme a Michel Benita e a Benjamin Moussey, che è il trio Trillbox, che è ovviamente... come dire, è una contaminazione tra quella che è la musica francese, quindi la chanson francese, con l'improvvisazione jazzistica. Prima di Vincent c'è stato il gruppo di Selma Hernandez, e quindi con il tributo alla musica brasiliana, a João Gilberto in particolare, da poco scomparso, e quindi chiaramente anche quella è una musica che attira moltissimo. Diciamo che sono due emisferi opposti, il jazz europeo con il jazz latinoamericano, quindi in particolare con quello attinto dalla musica popolare brasiliana. Senti, che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime tre serate? Beh, sono tre serate veramente incandescenti. Ci sarà prima la scena per, come sempre, il Bitonto Jazz Festival riesce a dare spazio anche ai musicisti pugliesi, quindi una vetrina anche per la Puglia, con il sestetto di Vince Abbracciante, altro fisarmonicista, perché è un po' il filo rosso, il tema filo rosso di questo festival è appunto la fisarmonica, no? E quindi la fisarmonica di Vince Abbracciante con delle sonorità più mediterranee. Poi ci sarà uno dei migliori chitarristi in circolazione, non solo jazzistici, ma dal punto di vista veramente dell'utilizzo della chitarra, Kurt Rosenwinkel, con il suo quartetto americano, Aaron Parks al pianoforte, poi ci sarà Jeff Tainworth alla batteria e il grande Eric Revis al contrabbasso. Mentre sabato e domenica? Sabato e domenica avremo altri due grandi appuntamenti, perché avremo di nuovo la fisarmonica di Luciano Biondini con Rita Marcotulli, quindi questo duo piuttosto cameristico ma molto vigoroso anche, bisogna dire. Poi ovviamente domenica avremo l'esplosione anche con due grandi batteristi, che sono Paul Huertico da una parte, Horacio El Negro Hernandez dall'altra, e con l'innesto per la prima volta in Puglia di John Halliwell, che è stato uno dei fondatori dei Supertramp. Ma il deus ex machina del Bitonto Jazz Festival è Emanuele Di Mundo, da 19 anni a timone di questo bellissimo festival. Io non avevo intenzione di allargarmi quest'anno, perché volevo conservare un po' di risorse per il ventennale, per il prossimo anno, però poi ci sono state delle occasioni a cui è stato difficile rinunciare, per cui abbiamo colto al volo alcune occasioni e abbiamo messo su un cartellone di tutto rispetto.